Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty, ragazzi, video della Madonna. Voglio fare una scommessa con voi, vediamo se arriviamo a 2000 mi piace perché è un video incredibile e con l'occasione lasciate l'iscrizione se siete nuovi perché questa settimana arriveranno dei video informativi su COD incredibili su Season 5. Vi aspetto invece oggi 13:30 in live sulla piattaforma Viola, mercoledì ore 7:30 saremo in live in diretta italiana che vi farò vedere tutto quello che vi interessa su Season 5 e tutte le novità con la patch in italiano che poi pubblicherò anche su Telegram, quindi poi passate anche su Telegram dove troverete la patch completamente tradotta in italiano di tutte le novità. Quindi mi raccomando, questa settimana Twitch, YouTube e Telegram, iscrivetevi su tutti e tre perché avrete una marea di informazioni su Season 5. Diversi mesi fa venne trovata la prima immagine di un simbolo molto particolare presente sulle pareti di diversi bunker sparsi per le mappe. Ebbene, quel simbolo indicava la regione di Kastovia, dove appunto si trova la città di Verdansk. Nella trama del gioco, Kastovia è un'ex repubblica sovietica che divenne indipendente dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica. Dopo la guerra fredda, l'Occidente e la Russia collaborarono per ricostruire una delle sue principali città, che è appunto Verdansk. È possibile che ci sia un collegamento con COD 2020 e la storia di Warzone, visto che il prossimo capitolo sarà ambientato nella guerra fredda e che leakers parlano di una linea temporale uguale per i due titoli? Ringraziamo Dimitri Borghei per l'immagine. Vi ricordo infatti che, secondo i leakers, la mappa di Warzone cambierà con COD 2020 e saremo portati direttamente in Russia. Il leaker invece MV2 OG è stato contattato da uno youtuber che a quanto pare ha una partner con Call of Duty, il quale ritiene che la Season 5 sarà l'ultima per Modern Warfare, essendogli stato riferito da una persona nello staff dell'Infinity Ward. Questa notizia comunque contrasta quella di diversi leakers che nei file di gioco, anche se vuoti, avevano trovato informazioni su nuovi season. Per ora non ci sono informazioni ufficiali sulla Season 6 o altre, e quanto detto nel messaggio dello youtuber non è abbastanza convincente secondo alcuni leakers. Inoltre tutto ciò potrebbe essere smentito dal fatto che COD 2020 potrebbe non arrivare nei tempi previsti e il gioco, finita la Season 5, rimarrebbe senza contenuti se non ci fosse una Season 6. Quindi tutto sicuramente dipenderà dal successo o meno di Season 5 e da quando Treyarch vorrà far uscire COD 2020, perché ancora non l'hanno annunciato. Quindi se il gioco uscirà i primi di ottobre, per forza la Season 5 sarà l'ultima. Se invece COD 2020 lo fanno uscire a novembre, hanno tempo anche per piazzare una Season 6. Vi terrò aggiornati, però attualmente i file di gioco confermano che c'è un'altra season, mentre appunto questo partner di Call of Duty dice che la Season 5 sarà l'ultima. Vi terrò aggiornati. Arriva invece una nuova conferma dal leaker Modern Warzone che il motore grafico presente nel nuovo capitolo di casa Treyarch, quindi stiamo parlando di Call of Duty Black Ops Cold War, sarà sempre lo stesso che è presente su Modern Warfare, ma sicuramente elevato a livello di performance rispetto a quello appunto dei Infinity Ward. Secondo invece il leaker GK Pastimes, la stampa potrebbe aver già ricevuto l'accesso al nuovo capitolo di casa Treyarch in queste ore. Infatti dice che ha ascoltato alcuni podcast di DGN che parla appunto di un nuovo titolo che stanno provando, di cui però non possono parlare, e che tratta le tematiche di uno sparatutto. Vi ricordo che sullo store c'è appunto questa Red Door, questa versione alfa di COD 2020, di cui Activision potrebbe già far provare l'accesso a diversi membri della stampa. Vi terrò aggiornati. Poi ieri sera è arrivata la bomba. Il senior producer di Infinity Ward, Paul Hawley, ha twittato delle nuove notizie riguardanti la Season 5 in arrivo il 5 agosto. La nuova season a quanto pare sarà molto grande e tutti i contenuti della stagione saranno inclusi in un unico aggiornamento. Ciò non significa
significa che tutte le novità saranno disponibili al lancio del mercoledì, ma che saranno precaricati nel gioco, evitando così di dover fare un altro aggiornamento di metà season. Verranno ottimizzati i datapack da scaricare, questo significa che il download sarà grande, ma la dimensione complessiva del gioco si ridurrà effettivamente dopo aver scaricato la patch, anche se saranno aggiunti un sacco di nuovi contenuti per la stagione. Inoltre, lo sviluppatore ha affermato che per loro una priorità continuare a lavorare per ridurre le dimensioni complessive di Modern Warfare e di Warzone, ma allo stesso tempo offrire anche nuovi season e nuovi contenuti per far divertire tutta la community. Quindi sarà un aggiornamento incredibile, gigantesco della Madonna. Mercoledì lo seguiremo in live dalle 7:30 del mattino, perché il download si potrà fare alle ore 8 e quindi scopriremo tutto quanto insieme sul mio canale, sulla mia piattaforma Viola, link in descrizione. Lasciate un bel mi piace, 2000 per questo video incredibile, iscrivetevi al mio canale YouTube se siete nuovi, perché arriveranno questa settimana una marea di notizie su Season 5, Telegram per tutti gli aggiornamenti in tempo reale e la patch in italiano che vi pubblicherò in questi giorni, e vi lascio anche la Top Clip Community, infatti mi potete mandare le vostre migliori giocate che saranno pubblicate ogni lunedì, trovate il form per mandarmeli sempre su Telegram, il link è in alto fissato. Noi ci vediamo domani ore 7 invece qui su YouTube con un nuovo TG Cot. Patarra 1, non si sa come. Contatto. Bersaglio a terra. UAV nemico in volo. UAV alleato in soccorso. Bersaglio a terra. Piazza una carica. C'è un elicottero. Qui c'è un venditore. Potrei avere quello che ti serve. Sei l'unico superstite, dai! Movimento. Bersaglio marcato.